Al Mazzini di Teramo si è tenuta una giornata di studio in ricordo di Roberto Fagnano, manager della regione Abruzzo, venuto a mancare improvvisamente lo scorso ottobre. Innovazione manageriale e progettuale in ambito sanitario, gli effetti positivi sul territorio, è stato il tema dell'evento organizzato dalla Direzione Generale dell'ASL di Teramo con il patrocinio della regione Abruzzo e in collaborazione con la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Nel corso dell'incontro è stata affrontata la tematica legata alla competitività, l'inclusione e la sostenibilità nelle infrastrutture sanitarie. Si è fatto questo convegno per vedere che tipologie di interventi l'ASL di Teramo ha bisogno, quali risposte noi dobbiamo dare ai cittadini per soddisfare le proprie esigenze di salute e in che modo appunto interagire con il territorio. Ecco, noi dobbiamo creare, come diceva il convegno, dobbiamo essere pronti a un'innovazione sia dal punto di vista professionale dei medici che oramai è del tutto il personale tecnico amministrativo, perché è fondamentale per creare un nuovo tipologia di sanità più consono alle esigenze di oggi. Dobbiamo essere pronti anche a dare delle nuove strutture, perché oggi sono sì importanti, sono importantissimi i contenuti, ma ci vogliono anche dei contenitori adeguati per consentire agli operatori di lavorare nel miglior modo possibile affinché il loro agire sia efficiente e efficace, sia per livello strutturale che per le attrezzature tecnologiche di cui l'azienda ha necessità. E sul nuovo ospedale di Teramo? Discorsi evasivi anche dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ha promesso una risposta ai teramani in tempi brevi. Quale risposta però non si sa.